E ora vi dobbiamo scrivere questo articolo abbastanza pepato su Tommaso Scala, che riguarda anche Flavia Fiadone. Ma per raccontarvi tutto dobbiamo fare un passo indietro. Partiamo proprio da Tommaso Scala, tronista di Uomini e Donne, dove scelse Flavia Fiadone. Sinceramente almeno io ho pensato che anche questo sarebbe stato un grande amore. Io ne ero veramente certa. E infatti quando venne fuori che Tommaso e Flavia si erano lasciati ci rimasi malissimo. Oltretutto non era passato manco un mese. Ma veniamo al motivo vero, o meglio quello che si lesse in quei giorni. La litigata fra Flavia e Tommaso fu veramente paurosa. Ma sicuramente ricorderete che Tommaso Scala pensava che Flavia Fiadone si vedesse ancora con l'ex fidanzato Daniele. Dal canto suo Flavia Fiadone riportò quel che si leggeva in quei giorni nel web, ossia che Tommaso Scala fosse stato avvistato al cinema Napoli in compagnia di una certa amica Raffaella, e ci si chiedeva ovviamente quanto fosse veramente amica oppure. Fatto sta che alla fine Flavia e Tommaso si rividero e fecero la pace, ma ognuno andò per la sua strada, ma i dubbi rimasero per entrambi, almeno nella bocca dei loro tantissimi fans. Da allora Tommaso Scala ha continuato nel suo percorso di recitazione, presentazioni e serate, ma non ha spinto molto su questo tasto. Insomma è un bel po' che non abbiamo notizie del bellissimo napoletano di Torre del Greco in serate o simili. Oltretutto ha ancora tantissime fans e per quel che sappiamo le richieste di fare serate non gli mancherebbero. Diciamo che Tommaso Scala ha deciso di prendersi un periodo di riposo sabbatico, almeno fino a questi giorni, dove su Instagram Tommaso Scala ha pubblicato un post dove dice di avere ritrovato la felicità con la nuova fidanzata. E sapete come si chiama? Già proprio Raffaella. E a questo punto insomma il tutto vola con la memoria a quanto successe un anno fa. E la domanda non poteva non essere: ma allora aveva ragione Flavia Fiadone? Ma chissà, una cosa è certa, il nostro bel Tommaso qualunque cosa faccia fa sempre discutere e secondo me anche questo vuol dire qualcosa o no?